Konnichiwa. In questo nuovo video affronto una delle domande più frequenti nella grammatica giapponese. Bisogna usare sumimasen o gomen nasai? Quando ci si vuole scusare, si sa, la frase più comune è gomen nasai, ma anche sumimasen ha lo stesso significato. Allora, quale dobbiamo usare delle due? Sumimasen è molto più formale e proviene dall'espressione sumanai, che significa non bastano le parole per scusarmi di ciò che ho fatto. Sumimasen può essere utilizzato sia in ambito lavorativo sia in un contesto pubblico, ma mi raccomando non utilizzatelo con la famiglia o con i vostri amici. Inoltre, quando ci si vuole scusare con il proprio boss di lavoro o con un proprio cliente, l'espressione da utilizzare sarà moshiwake arimasen. Moshiwake arimasen, cioè sono terribilmente dispiaciuto. Gomen nasai o gomen può essere utilizzato in famiglia o con gli amici perché è molto più informale, quindi non va utilizzato in ambito lavorativo. Quindi, se siete per esempio in un negozio e rompete, che ne so, un bicchiere, per scusarvi con il commesso, potrete usare sumimasen perché è più formale. Ma se il bicchiere lo rompete a vostra madre, potete utilizzare gomen nasai. Spero che con questo video vi abbia schiarito un po' le idee e che d'ora in avanti riusciate ad usare gomen nasai e sumimasen correttamente. Ci vediamo al prossimo video. Matene! 君の笑顔私の笑顔